Dentro quest'auto che il carro attrezzi sta portando via c'è lo zainetto con il disegno di Peppa Pig che gioca nel fango. Lo zaino è di Christian, 7 anni, e lui dal fango, mischiato ad acqua, è stato ucciso, travolto assieme a sua madre Stefania da un'onda di piena del torrente Cantagalli. Siamo vicino alla Lamezia Terme in Calabria, terra ancora una volta piegata dal maltempo. L'Alfa Romeo grigia è stata trovata con le frecce accese vicino al cavalcavia che collega San Pietro Lametino a San Pietro Maida. I corpi di mamma e figlio erano distanti 1 chilometro l'uno dall'altro, scaraventati lontano dalla forza dell'acqua. La dinamica esatta dell'incidente però è ancora da chiarire. Con loro in macchina c'era anche il fratellino più piccolo, 2 anni, ma il suo corpicino è ancora disperso. Stefania era andata a prendere i figli dai nonni e insieme stavano tornando a casa. Il marito ha lanciato l'allarme dopo che non la sentiva da ore. Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale, vedremo nelle prossime ore di fare una ricognizione più puntuale della situazione e dei danni che sono stati prodotti. È una situazione che era stata preannunciata da bollettini di allerta meteo da giorni. Io mi preoccupo di tutta la Calabria, dobbiamo individuare anche altre zone, abbiamo Monte Rosso, abbiamo Pizzone, abbiamo tante zone che sono ad altissimo rischio e tra poco arriverà un'acqua ancora in quantità ancora superiori. C'è l'allerta rossa sul lato ionico. A Catanzaro e Crotone le scuole domani rimarranno chiuse. Nel crotonese è arrivato l'esercito, 400 persone sono state evacuate, in zona manca energia elettrica, la linea telefonica è saltata, si temono gravi danni alla rete idrica. A Rocca Imperiale, vicino Cosenza, accade questo. A Nicastro il ponte diventa una cascata. Anche nel Vibonese la situazione è critica. Le frane ostacolano la viabilità e una donna è stata soccorsa con l'elicottero.